Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Di queste cuffie non dovrei farne un unboxing perché l'azienda non mi paga, quindi non dovrei nemmeno perdere troppe ore per farne un video. Quindi le accetto un po' come al solito, con il solito pensiero. Penso, cuffie wireless senza cavi, ricaricabili, cinesata, bocciate. Poi mi arrivano, le provo, ne verifico il prezzo in Amazon e penso, vabbè dai, diamogli una possibilità. Quindi passo dall'unboxing a testare il vinile il tutto, la confezione di vendita è parecchio economica, al suo interno non c'è chissà che, a parte qualche manualino di istruzioni e un piccolo cofanetto qui dentro che contiene i vari gomini di ricambio e un cavetto micro USB, non c'è altro. Quello che invece mi colpisce già da subito è il cofanetto, perché il prezzo di vendita proposto sembra un affare, è costruito tutto in alluminio, solido, bello esteticamente, e pensando a quello che mi è arrivato in precedenza rispetto a queste, dà proprio la sensazione di aver comprato un prodotto di qualità. Ecco, se vogliamo trovargli un difetto sono le dimensioni e anche il peso, decisamente più grandi rispetto alle AirPods, quindi meno, no? Comode da tenere in tasca. Sopra l'attacco micro USB troviamo 4 LED che stanno ad indicare lo stato della batteria interna del cofanetto, che dovrebbe riuscire a ricaricare per circa 4 volte le cuffie da zero, ma sinceramente non ci sono riuscito, non l'ho portato così tanto a fondo. Sono riuscito ad usare per 2 giorni consecutivi le cuffie ascoltando la mia musica, quindi per me a livello di autonomia ci siamo alla grande. Le cuffie sono davvero bellissime, ben costruite e leggerissime, ma soprattutto stanno davvero da Dio una volta che le appoggerete all'interno del vostro orecchio. Come vedete, non sporgono assolutissimamente. Un altro aspetto interessante è che non sono una copia di qualcosa di già visto, di una cinesata, ci sono dei dettagli molto particolari come questo piccolo cerchio, come vedete, che si illumina quando sono accese, che ne rendono, insomma, a livello di design davvero un prodotto molto molto ricercato e di qualità. Ma prima di parlarvi della qualità e di come suonano, vi dico già un'altra cosa. Vi faccio vedere quanto è facile estrarle dal suo cofanetto e anche riporle al suo interno per metterle in carica, cosa che difficilmente ho trovato su altre cuffie di questo genere. Quindi davvero davvero un complimenti all'azienda, perché guardate qui, tac, tac, e sono già indossate. Non siamo a livelli delle AirPods di Apple, però comunque diciamo che sicuramente molto meglio di tante altre. Sicuramente è molto interessante sapere che sono anche IP65, quindi potremo usarle tranquillamente quando piove, non dovremo buttarle, quindi a fronte di un po' di acqua e di umidità. Ma soprattutto un'altra cosa interessante è che almeno a livello cartaceo scrivono che sono Bluetooth 5.0. Insomma, per un paio di cuffie di questo prezzo è un qualcosa di inaspettato. Non ci sono tasti da pigiare, tutto touch e un tap fa il play pausa o comunque ci permette di rispondere ad una conversazione, mentre un doppio tap ci permette di cambiare il brano, ma purtroppo non possiamo cambiare il volume che abbiamo in ascolto in quel momento, quindi o prendiamo in mano lo smartphone o comunque siamo costretti ad utilizzare un Apple Watch o comunque uno smartwatch, e questo ci permetterà ovviamente di fare il play pausa, cambio volume e quant'altro. Insomma, vedete voi. Direte quindi, boh, perfette. Beh, in realtà no, ragazzi, non sono proprio perfette, perché manca tutto quello che è il lato smart, che troviamo per esempio sulle AirPods. In sostanza, quando le apriamo, non si accendono da sole, non vanno in connessione automatica, dovremmo metterle alle orecchie ed accenderle. Non mettono in pausa la musica quando andiamo a toglierle, mentre l'accoppiamento tra di loro, una volta che le avremo accese, non avrete nessun problema. La voce guida vi dirà canale destro, canale sinistro, e vanno in accoppiamento perfettamente tra di loro, senza sentire ritardi o quant'altro. E un altro piccolo appunto: non ci sono nemmeno ritardi, o meglio, c'è, ma è davvero quasi impercettibile tra quello che vedrete sul vostro smartphone e quello che sentirete, quindi non ci sono lag importanti tra audio e video, e questo è sicuramente una buona cosa, perché con tante cuffie di questo genere la differenza da quello che vediamo a quello che sentiamo è parecchia. In questo caso è davvero di zero qualcosa, quindi quasi impercettibile. Adesso passiamo anche alla parte audio. Loro hanno una buona qualità se non avete mai provato dell'altro. Gli alti sono buoni, i medi sono piuttosto calibrati e hanno parecchio volume. Mentre manca la componente bassi, che normalmente troviamo su cuffie di questo genere, di solito, no? Di cuffiette tipo in-ear. Giusto per dire, un modello che mi ha convinto di più rispetto a queste sono le Zolo di Anker. Quelle non mi hanno convinto solo per la qualità dell'audio, ma anche per come stanno una volta indossate. Purtroppo il mio orecchio con le in-ear non va molto d'accordo, e se non ci sono delle pinnette specifiche mi cadono ogni 3 minuti, ma questo è un problema mio. Io, ragazzi, queste non sono riuscito ad indossarle per più di un tot, che dovevo continuamente stare lì a riposizionarle. Quindi ricapitoliamo: buona autonomia, belle, ottima parte costruttiva, facili da estrarre,
poco smart per via di alcune mancanze che le avrebbero davvero rese super. L'audio è medio, non le promuovo e non le boccio, anche se sicuramente ho provato di meglio. Ma se acquistate a 32 euro in offerta, come hanno fatto in molti proprio qualche giorno fa su Amazon, diventano sicuramente un'ottima alternativa a tutte le altre cinesate economiche che ho provato fino ad oggi. E se mi ascoltate, fatevi hype, troverete il link qui sotto in descrizione, così avrete 10 euro in omaggio alla prima ricarica di 1 euro, magari proprio per acquistare con un altro forte sconto questo paio di cuffiette. Bene ragazzi, per oggi è proprio tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo aveste fatto, di seguirmi su Instagram per non perdervi nessuna novità dei prodotti che ho in test, e noi ci vediamo sicuramente tra qualche giorno per un prossimo video. A presto e grazie a tutti, ciao.